Io ho mostrato tanti personaggi che se anche un Black Knight ci fosse stato negli anni 40 erano tanti numeri uno da invitare. Beh, erano 11 direi un numeri uno, perché tutti avevano una storia, un talento, una capacità sportiva e umana che oggi è faticoso trovare nelle squadre contemporanee. Mi è piaciuto molto il documentario, ben girato, ben montato, bella musica portoghese e qualche curiosità che anche un informato come me non conosceva. Innanzitutto che la partita fosse finita poi sul risultato di 4-3, quindi l'ultima partita del Torino fu una sconfitta. E questo forse doveva presagire quello che poi di lì a poco è successo. Altra cosa, che la partita era una partita amichevole e non un addio al calcio, ma un'amicizia di calcio. Anche questo è un fatto abbastanza curioso per il mondo del calcio, dove gli amici si contano sulle dita di un piede, visto che sono calciatori. Per quanto riguarda la serata, di per sé è commovente, ma dopo un derby, una batosta del genere ti butta sotto al treno, perché emotivamente stiamo ancora patendo molto la sconfitta di sabato e sono ormai 18 anni che non vinciamo un derby, credo che sia anche quello a modo suo un record. Se arriveremo a 20 magari ci daranno un giocatore, un regalo, non so, un biglietto allo stadio. Non ha vinto il peggiore, purtroppo. Non ha vinto il peggiore, però è stata una bella lotta. La Juventus non ha fatto certo una grande partita, il Torino ha giocato 25 minuti e poi con l'espulsione ha tirato indietro la gamba, cioè in avanti l'ha tirata Glick e indietro l'hanno tirata tutti gli altri. Un po' mi dispiace, perché secondo me, non avendo niente da perdere, il Torino poteva vincere, proprio per questo, giocare la partita senza pensare a prenderla, ecco, tanto era segnata, quindi no. Ma poi non era in gran serata la Juventus. Pirlo, che è un po' il faro della squadra, oltre a sbagliare il rigore, mi è sembrato sotto la sua solita qualità, e gli altri probabilmente un po' per la testa già alla Champions League, un po' perché un momento di forma non eccezionale, non erano invincibili. Gli invincibili erano questi e non quelli. Sono molto amareggiato, devo dire, però visto che questa squadra ha dato anche delle soddisfazioni ai tifosi l'anno scorso e anche parte di questa stagione, dove ci mancano diversi punti un po' per errori arbitrali, un po' per sfortuna o incapacità di gestire le partite, non possiamo adesso di colpo condannarla. C'è l'amarezza e basta. Anche nella curva della Juventus è molto considerato il grande Torino. Quello striscione confrontato con le immagini e i contenuti di questo filmato, certamente, come dire fuori luogo è poco, molto, molto antipatico, molto antipatico. I miti si fanno e si smontano come le panda, quindi non è facile nel proprio paese, dove gli eventi sul tema continuano a cambiare, mantenere certi riferimenti. Invece all'estero l'eco di un'impresa rimane nella storia di quel paese, che in parte poi diventa anche il nostro. Però su questo credo che non ci sia nulla da aggiungere, anzi il tempo purtroppo passa, però per fortuna qualche immagine, qualche ricordo, qualche valore è rimasto. Arrivederci.